Questa è l'altra Rivera 3, che rappresenta la giusta scarpa per la transizione a zero drop, una scarpa dall'ottimo rapporto qualità-prezzo e che ho utilizzato nelle settimane scorse e della quale tardivamente sto facendo la recensione. Per capire quali sono le caratteristiche di questa scarpa, come al solito partiamo dalle specifiche. A livello di specifiche stiamo parlando di una scarpa comunque molto leggera, perché nella taglia US 9 pesa solamente 258 grammi, 29 mm nel tallone, 29 mm nell'avampiede, drop zero, anche se qualche diavoletto ha sottolineato su internet che potrebbe questa cosa non essere così veritiera. Dal mio punto di vista invece è drop zero, però sapete sicuramente che la settimana scorsa Altra ha annunciato che nel 2023 ci sarà la prima scarpa a drop 4 e quindi se volete una scarpa con un drop minimo dovete solo aspettare qualche mese. Uno degli aspetti molto interessanti è che lo spazio nell'avampiede è a calzata slim, il che significa più largo rispetto alle aziende tra virgolette tradizionali, ma più stretto rispetto per esempio alle nuove Torin 7 che usciranno la settimana prossima e delle quali farò una recensione completa nei prossimi giorni. Comunque sarebbe spaziale se vi iscriveste al canale per non perdere ulteriori recensioni di tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. È vero che ho aumentato il numero di short, ma non ho abbandonato quelli lunghi perché mi piacciono tantissimo. Sono più carine dal punto di vista estetico, hanno una tomaia particolarmente traspirante e davvero interessante per quest'estate. Ho apprezzato anche il fatto che la protezione delle dita del piede è davvero ben curata, che i lacci siano lunghi, setosi e al tempo stesso si allacciano abbastanza facilmente. La linguetta è cambiata, nel passato era molto più paffuta, ora invece è in formato racing, ma questa è una scelta che probabilmente Altra cambierà l'anno prossimo. A livello di tallone ho apprezzato il fatto che comunque nella parte inferiore ci sia una stabilità abbastanza importante, nonostante sia stata aumentata l'altezza del suolo di 2 mm, la conchiglia è comunque morbida e non altissima, cosa che per chi avesse qualche problema di pronazione potrebbe non essere la soluzione ideale. Poi a livello di intersuola hanno sicuramente ammorbidito le mescole, l'ho confrontata con il modello precedente, la Rivera 2. Dal mio punto di vista questa è una cosa assolutamente positiva, utilizza una mescola che si chiama Egom con un durometro comunque davvero interessante per chi amasse correre sul cuscino, ha una struttura molto flessibile che consente comunque di allenare al meglio il vostro piede, soprattutto nelle corse lente rigeneranti che grazie anche all'aumento dell'altezza dal suolo possono essere effettuate senza nessun problema e sicuramente con un'ottima protezione. Sembra che la mescola sia a doppia densità con la parte anteriore, almeno a livello di colorazione, ma anche a livello di durometro, più dura, mentre nella parte inferiore davvero morbida, ma al tempo stesso questa scarpa secondo me è molto reattiva nonostante non abbia un cuneo mediale nella parte centrale. Misurando con i sensori RunScribe ho notato sicuramente il fatto che questa scarpa potrebbe avere un drop non necessariamente zero, ma dal mio punto di vista credo che questa cosa sia anche dovuta al fatto della doppia mescola. Sicuramente grazie all'intersuola davvero molto reattiva avrete la possibilità di correre velocemente ma anche e soprattutto lentamente, perché questa scarpettina vi consentirebbe di fatto di gestire al meglio tutti i ritmi e potrebbe essere utilizzata come scarpa unica. A livello di ritmi secondo me potrebbe andare dai 7 al chilometro fino addirittura ai 3:30, se non anche qualcosa in meno. Chiaramente è pensata per le corse lente, ma avrete una reattività abbastanza importante e interessante. Dal mio punto di vista la consiglio a tutti quelli che volessero iniziare a correre con zero drop, proprio per il fatto che comunque non è una scarpa estrema, qui è una scarpa molto morbida e al tempo stesso è stabile, perché nella parte posteriore la conchiglia e l'altezza dal suolo non sono assolutamente estreme e poi soprattutto potrebbe essere utilizzata per le camminate. Nonostante l'avampiede non sia nella versione original, secondo me questa scarpa ha un'estetica eccezionale e poi ha delle colorazioni fantastiche. Chiaramente la stabilità dipende anche dalla vostra biomeccanica di corsa. Nella parte anteriore
è presente una copiosa quantità di gomma, mentre nella parte posteriore c'è l'intersuola più morbida, cosa che potrebbe, nel caso in cui il vostro angolo di pronazione di appoggio sia superiore a, diciamo, 10 gradi, potreste avere qualche problema, anche perché nella parte posteriore la gomma è davvero molto molto morbida. Dal punto di vista del battistrada si caratterizza per 3 aspetti interessantissimi. In primo luogo la quantità di gomma molto dura nella parte anteriore, che vi consente di gestire al meglio sia i cambi di direzione, sia soprattutto, l'ho provata a Castiglione della Pescaia, con la pioggia non avrete nessun problema di trazione, di grip. Inoltre la presenza di questo solco verticale, che l'azienda americana chiama Inner Flex, vi consente al tempo stesso di, come già detto, gestire i cambi di direzione e di avere una maggiore stabilità della scarpa stessa. Infine, per chi tendesse a supinare, c'è una quantità di gomma nel tallone, nella parte esterna, molto dura, che consente di assecondare il vostro passo, e l'ho apprezzata davvero tantissimo, anche perché comunque la scarpa è molto flessibile e quindi riuscirete, se siete ben allenati, a gestire al meglio tutte le vostre corse. A livello di allacciatura potreste avere qualche problema, perché questa linguetta è abbastanza corta. Non so dirvi se sia un problema, chiaramente è stato risolto nel modello successivo. Ho amato inoltre la rigidità strutturale nella parte centrale, ma soprattutto il fatto che ci sia un salottino all'interno per coccolare il tendine d'Achille sia sulla parte laterale sia sulla parte esterna. A livello di durata, sicuramente questa scarpa potrebbe fare fino agli 800 km, non dimentichiamoci che utilizza davvero dei materiali di ottima qualità. Penso che la potreste utilizzare per tutta la stagione estiva, chiaramente dipende da quanti chilometri poi fate. Certo è che dal mio punto di vista il fatto che rispetto alla Torin 7 questa scarpa abbia uno spazio inferiore nell'avampiede, nonostante sia più ampio rispetto alle marche presenti sul mercato, potrebbe essere un piccolo problema. È però un coltellino svizzero che vi consente di fare una transizione a una scarpa zero drop. Secondo me è una scarpa super promossa. Ho tardato nella recensione perché comunque volevo arrivare a 30.000 follower su Instagram. Ad ogni modo, ora che ci sono arrivato, vado a prendermi un coffee con la mia amica Bonnie. Voi nel frattempo stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, ciao!